Le proteine fanno assolutamente tutto in un organismo vivente, dal virus all'uomo. Per studiare virus e proteine, a volte bisogna farli letteralmente esplodere bombardandoli con i raggi X. Le proteine che sono prodotte traducendo l'informazione nel codice genetico sono le vere protagoniste della vita. Per seguire le fasi dell'esplosione e interpretarne il significato sono necessarie lunghe e complicate simulazioni numeriche che fanno uso di supercomputer. Le proteine, per fare tutto correttamente, devono assumere una precisa conformazione tridimensionale. Funzionano interagendo tra di loro. In alcuni casi è proprio questa interazione che produce la conformazione tridimensionale sbagliata. Tali errori sono alla base di gravissime patologie, quali i tumori e le malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer e il Parkinson. Per capire, spiegare e in certi casi riprodurre il modo in cui le proteine interagiscono tra di loro, sono necessari strumenti concettuali e numerici propri della dinamica newtoniana e quantistica. Faccio il biofisico perché mi interessa studiare il dettaglio atomico di queste importanti macromolecole. Per farlo abbiamo bisogno di sorgenti di radiazione molto intense e per questo utilizziamo acceleratori di particelle in giro per l'Europa e per il mondo. La biofisica esiste a Tor Vergata da 35 anni. Gli studenti che nel corso di questi 35 anni hanno scelto l'indirizzo di biofisica hanno trovato una collocazione nella ricerca e nell'industria sia in Italia che all'estero. Alcuni aspetti fondamentali dei processi biologici alla base della vita sono spiegabili soltanto attraverso un solido background fisico-matematico. I corsi di biofisica di Tor Vergata forniscono gli strumenti teorici e sperimentali per studiare in modo quantitativo i sistemi biologici. Tor Vergata è infatti una tra le pochissime università in Italia ad offrire un curriculum di biofisica che promette di diventare la scienza del futuro. Un futuro che avrà sempre più bisogno di capire funzionamento e malfunzionamento del nostro organismo e degli organismi con cui conviviamo. Tor Vergata è l'università giusta per te.